Pensavo stesse maneggiando un fucile come armi da guerra. Nessun testo scritto, un'immagine, metafora del titolo, raffigurante un aspirapolvere Hoover, un frigidaire o un televisore, tre immaginari oggetti domestici. Sulla back cover ancora nessun ritratto della band, né tantomeno nessun elenco dei brani, piuttosto una serie di fotografie apparentemente prive di significato, fintanché non si ascolterà effettivamente il disco, e allora, con una certa concentrazione, si arriverà a decifrarne il codice. Teoricamente ogni foto corrisponde a un brano, o forse a tre. Il contenuto musicale è un patchwork dei più accattivanti. La prima facciata inizia con una rinnovata e irriconoscibile versione dell'hendrixiana Foxy Lady, completamente diversa da qualsiasi altra cover fatta in precedenza. Fire in Cairo è una affascinante canzone d'amore, mentre So What è più semplicemente un recitato delle scritte poste sulla confezione di zucchero e di una torta gelato. Robert stava lavorando a un pezzo chiamato Cheap Sex, ma incontrando qualche problema nella stesura, improvvisamente esce dallo studio, rientrando qualche minuto più tardi con una scatoletta di zollette di zucchero. Quindi comincia a declamarne ingredienti e istruzioni per l'uso, abbellendo il senso a suo piacimento. Il risultato è una via di mezzo tra l'objet trouver surrealista e le parole in libertà futuriste. Le composizioni di Three Imaginary Boys erano molto embrionali verso dal loro suono live, ammette Chris Perry a proposito dell'album. Si tratta di un suono trasparente, mixato in modo particolare. Risulterà un po' marcato, carico di colorazione soprattutto con l'ascolto in cuffia. Abbiamo speso molto tempo e molte energie in questo lavoro, ma la band non gradiva molto l'idea di stratificare troppe sovraincisioni. Pubblicato nel giugno del 1979, Three Imaginary Boys arriva al 44esimo posto delle classifiche discografiche inglesi, nonostante alcune recensioni molto contrastate, opinioni con le quali oggi Smith è pressoché d'accordo. A un'analisi retrospettiva, infatti, lui stesso ammette che l'album suona molto ingenuamente, contata da The Adverts in Safety in Numbers e dai TV Personalities in Part-Time Punks. Record Mirror descrive il singolo come dotato di un ricco splendore, congratulandosi con i Cure per la loro forza immaginativa. Sembra che la band sia intenzionata a spaziare altrove, lontano dalla terra d'Albione. In questo senso la Fiction pubblica Boys Don't Cry per i mercati australiano e americano, una compilation che raccoglie brani da Three Imaginary Boys, i singoli più vari inediti. Questo album non uscirà in Inghilterra fino al 1983, quando la Fiction lo stamperà per una collana economica. La sera in cui i Cure e gli Scars eseguono il loro consueto set, prima che Siouxsie e Sevenin salgano sul palco ad annunciare l'annullamento dello show dei Banshees, siamo ad Aberdeen, nell'Irlanda del Nord, in seguito a una lite sorta in seno al gruppo, il chitarrista John McKay e il batterista Kenny Mellors se ne sono andati, il pubblico invece reclamando la restituzione dei soldi versati per il biglietto. Poi gli spettatori reclamano a gran voce il ritorno dei Cure sullo stage. E così avviene con l'inserimento finale di Siouxsie e Sevenin per una versione di The Lord's Prayer lunga 10 minuti. I Banshees non avranno poi difficoltà nel rimpiazzare Morris con Lex Slit Budgie, mentre resta vacante il posto del chitarrista. Viene lanciato un appello radiofonico al John Peel Show, ma tra le diverse centinaia di aspiranti presenti all'audizione nessuno sembra particolarmente appropriato. Dopo aver scartato l'idea di invitare gli ex Pistols Paul Cook e Steve Jones, Siouxsie e Sevenin girano l'invito a Robert Smith. Nonostante l'accoglienza favorevole, Smith deve raddoppiare il suo impegno, sostenendo quindi ben due concerti a sera, uno con i Cure e uno con i Banshees, un'onnipresenza col sapore della sfida. 9 giorni dopo, questa scelta sembra collassare in un mare di scompiglie, quando il Banshees British Tour ritorna on the road, culminando trionfalmente in ottobre all'Hammersmith Odeon. Infatti non tutto fila liscio in casa Cure, i contrasti tra Robert e Michael Dempsey sono sempre più acuti, al punto che quasi contemporaneamente alla realizzazione di Jumping Someone Else Train, Dempsey viene allontanato dalla band e sostituito dal nuovo bassista Simon Gallup. Con l'occasione entra a far parte del gruppo anche il tastierista Matthew Hartley. La prima esibizione dei Cure con la formazione rimaneggiata viene all'Eric's di Liverpool il 16 novembre del 1979.
In un'intervista rilasciata a Paul Morley all'alba degli anni Ottanta, Robert spiega l'annotamento di Dempsey. I Cure sono stati poco più di tre persone che si incontravano giusto una volta alla settimana, suonando per divertimento. Il tutto si stava trasformando in un vero e proprio lavoro. Conosco Lol da quando avevo 6 anni, ma non posso dire lo stesso per Michael. Le differenze stavamo tra me e lui. Tanto più si andava avanti, tanto più diventava insostenibile. Durante il Banshees Tour ho scoperto che mi stavo divertendo più con loro che a suonare con i Cure. È stata questa la molla che mi ha fatto prendere una decisione. Lol era del mio stesso parere, Michael non apportava nessuna forma critica e non legava a più livelli. Stavamo diventando in un certo senso banali e stavamo fedeli allo stesso set, sera dopo sera, e tutto insieme era quasi uno scherzo. Erano creati i presupposti per proseguire in quel modo. Il gruppo completa il tour nel corso dei mesi di novembre e dicembre, mentre con gennaio 1980 inizia la lavorazione del secondo 33 giri. 30 Seconds introduce uno stile curesco, molto dissimile da quello brillante e aereoso di Free Imaginary Boys. 30 Seconds, un disco dark, cupo, comincia a prendere forma nella mente di Smith, molto prima della defezione di Dempsey, ma richiede l'apporto di Gallup e Hartley per raggiungere il risultato desiderato. Lo stesso Smith dichiarerà alla rivista Record Mirror in proposito: potevamo veramente sentirci come un gruppo. Se si è in una band e si suona insieme per un intenso periodo, occorre trovare un contatto con tutti, a meno che tu non sia lì solo per denaro, ma questo non è il nostro caso. E non mi riferisco tanto a un'unità di pensiero, perché ognuno pensa in modo differente, quanto a un'unità di idee. C'è del rispetto da parte mia per le idee di qualcun altro. Se uno pensa qualcosa, che l'esprima. E nonostante ciò, che crede la stampa, non c'è nessuna gerarchia nei Cure. A proposito del nuovo album, Smith afferma: sapevo ciò che volevo e come volevo suonasse il suo umore generale. Non c'è nessun indizio per rintracciare intellettualismi, visto che un'emozione è genuina pervade l'intero lavoro. Non c'è nessuno sottinteso, si presenta per quello che è, e mi rendevo conto in anticipo che un sacco di riviste avevano aggirato il nocciolo lirico emotivo per concentrarsi sui motivi che ne hanno determinato il risultato. L'intera questione circa la band è che noi siamo stati fino a questo punto completamente imprevedibili. Non abbiamo mai perseguitato la stessa direzione 2 volte di seguito. E probabilmente il prossimo gruppo di canzoni sarà ancora diverso. Ci è capitato di lamentare vari stili, di attraversare varie fasi. Alcune band hanno bisogno di anni prima di imboccare nuovi sentieri. Tra le altre questioni sollevate dalla critica, a proposito della generale atmosfera melanconica di 7 Seconds, c'è ovviamente la frattura del line-up originale. Smith confessa che buona parte delle songs sono state scritte al tempo in cui i suoi rapporti con Dempsey avevano toccato il fondo. Robert stava attraversando ciò che lui stesso definisce un periodo nero. Era depresso e antisociale, e questo si traduceva in una difficoltà compositiva. Era come se stessi a guardarmi dall'alto al basso, e in me si era come creata questa dicotomia dell'essere, uno sdoppiamento che mi divideva in due persone distinte. Ciò che mi pareva buffo, perché mentre da una parte ero tentato di lasciarmi andare, di ripiegarmi su me stesso, dall'altra era come spronato a reagire e mi diceva: no, non devi, dimentica tutto, altrimenti non scrivi nulla. Mi ubriacavo in quelle 2 settimane pazzesche. In marzo i Cure si esibiscono per 3 sere consecutive al Landon Marquis, 3 concerti sold out. Il giorno 16 supportano i compagni dell'etichetta The Patience sotto mentite spoglie Cult Hero. In ottobre la Fiction edita un singolo intitolato I Am a Cult Hero, a nome di Cult Hero, autobiografico e autoironico. Il 7 pollice è in realtà opera dei Cure, anche se il divertimento non viene colto dai più. Fare da spalla ai The Patients è l'opportunità che consente alla band di indossare l'anonimato per sfoggiarlo al meglio, un gig in tutto segreto per i pochi fan che sono stati al gioco. Alle 20:30 salgono sul palco i fantomatici Cult Hero di fronte a un Marquee già stipato. La band, accresciuta per l'occasione da un secondo chitarrista di nome Frank e da 2 vocalist tredicenni, gli Obtainer, passa in rassegna l'intera top 10 di 7 anni prima: The Partridge Family, The Faces, The Strokes e Gary Glitter, che acquistano nuova vita grazie all'interpretazione di Smith.
Gli Obtainers sono uno dei tanti progetti esterni intrapresi da Smith nel 1980, troppo giovani per poter suonare in concerti convenzionali. Si esibiscono invece in gig, a casa dei loro amici. Il duo Robert produce il singolo Yeah Yeah Yeah. Più tardi Smith collabora all'LP di debutto di un'altra band di casa Fiction, The Associates. Anche Michael Dempsey fa qui la sua comparsa. Ma è pur sempre l'impegno con i Cure a occupare gran parte del suo tempo. Da 70 Seconds viene estratto il singolo E Forest, forse tra tutti il brano meno cupo, che in aprile si rivelerà essere il primo hit del gruppo. Un'apparizione al programma Top of the Pops vede la scalata al 31° posto, mentre l'album si spinge addirittura più in alto, arrivando al numero 20. Un tour inglese si conclude in maggio con una data sold out al Rainbow di Londra, e il mese successivo è la volta di un tour europeo, ricco di qualche memorabile incidente. A Rotterdam, per esempio, la band viene arrestata in blocco per aver tenuto un concerto improvvisato all'aperto alle 8 del mattino. Il 1980 si chiude con i Cure presenti in ben tre sezioni del Reader's Pool annuale del New Musical Express, 20° miglior gruppo, Smith classificato 10° miglior chitarrista e A Forest 11° miglior singolo. Se il 1980 è stata una buona annata, il 1981 sarà anche meglio. In aprile, la band mette a segno il suo secondo hit, È Primary, raggiunge il 43° posto nelle charts. Non è certo un granché, ma si tratta di un risultato più che rispettabile per una band considerata ancora da molti poco più di un fenomeno underground. Ma ciò ha anche più valore se si considera che i Cure, diversamente da molte altre band, non sfornano 45 giri con lo sguardo puntato solo verso le top 10. Per loro un singolo è semplicemente un modo utile per promuovere un nuovo album. Primary è infatti considerato un semplice assaggio di Faith, il terzo album del gruppo, anche se ancora oggi tenuto in massima considerazione, specie dai più fan radicali. Faith è un disco molto positivo, dichiara Smith al New Musical Express. È stato prodotto per sprigionare certe morbosità. A quel tempo c'erano vari elementi personali che riguardavano ognuno di noi. Dovevamo convincerci per un anno da vivere con quest'album tragico, rovinoso, quasi religioso. Non si può certo dire che sia stato un anno godibile quello. Tuttavia, aggiunge Smith, in quel periodo c'erano anche dell'ironia nelle cose che facevamo. Anche se non l'abbiamo mai trasferita in musica, era sempre tenuta ben nascosta. Così siamo stati considerati dei musilunghi dalla gente, in tutto e per tutto. Una versione beffarda di noi, in quanto c'era il rischio di essere confusi per un gruppo costruito artificioso, quale non siamo mai stati, peraltro. Pubblicamente, per quanto concerne intenti e obiettivi, eravamo considerati un gruppo molto deprimente, morboso, ma privatamente non eravamo proprio così. Sul settimanale Melody Makers, Smith osserva che Faith e 70 Seconds sono dischi effettivamente incerti, benché vivo sia stato l'entusiasmo con quale la band è stata accolta sullo stage, presentando quei suoni pezzi. Show dopo show si registra il tutto esaurito in anticipo, e qui i più maliziosi potrebbero sottolineare la tendenza della band a scegliere come supporto gruppi locali, e per di più con le esibizioni su palchi separati. Ma d'ora in poi, sia per dissipare queste voci, sia per problemi di soundcheck, quindi di regolazione dell'impianto, i Cure decidono di sospendere il rito del gruppo spalla. La soluzione consiste nell'andare in tournée con un film di qualità di supporto. Stessa cosa aveva fatto David Bowie durante il suo tour mondiale del 1976. In questo modo la band ha non solo un maggiore controllo dell'evento live, come confermerà Smith, ma il tutto acquisterà in emozionalità. A tutta prima il gruppo contatta alcune scuole di cinema nella speranza di trovare qualche studente interessato a girare la pellicola, ma subito constatano una diffusa scarsità di interesse per il loro progetto. Così Smith decide di rivolgersi a uno studio professionale. Qui trovano certamente più disponibilità, ma a che prezzo? Dalle 50.000 sterline, più di 100 milioni in su, per un film di 30 minuti. Poco prima di abbandonare definitivamente l'idea del movie, Smith incontra l'entusiastica adesione da parte del fratello di Simon Gallup, Robert, per la pronta realizzazione del progetto.
La sua versione originale del film risulterà tuttavia disastrosa. Un'errata apertura di diaframma lo renderà quasi completamente incomprensibile. Un nuovo tentativo, questa volta tecnicamente accettabile, verrà realizzato in un garage nell'arco di 3 giorni di riprese. Non c'è una storia con un inizio e un epilogo, solo semplici movimenti di una danza lenta che coinvolge una figura di vaga divinità messianica. Il film verrà intitolato Carnegie Visions e Cure ne compongono la colonna sonora, servendosi di una drum machine completa con un giro di basso con un po' di scordato. Va comunque chiarito che questa soundtrack verrà realizzata esclusivamente per la versione su cassetta di Fate. In autunno, concludendo il tour mondiale nel continente australiano, Matthew Hartley rassegna le dimissioni del gruppo, inducendo così la band a ritrovare quella line-up costituita solo da chitarra, basso e batteria. Sul New Musical Express, Robert Smith, a proposito della dipartita di Hartley, commenta: "È come trovare conferma del fatto che non può esserci nessun altro a occupare un quarto ruolo. A questo punto sarebbe impossibile per chiunque inserirsi nei Cure, anche perché siamo diventati ormai popolari. Ormai noi tre abbiamo raggiunto un perfetto equilibrio di rapporti, di vicendevole sopportazione, in un'intensità quasi matrimoniale, che non ci fa rimpiangere o accusare la mancanza di nessuno. Charlotte Sometimes è il nuovo singolo della band e il successivo Pornography, il loro quarto album, realizzato nel maggio del 1982. Assicura il primo hit nella top 10, sebbene le reazioni della critica siano degno di segno negativo. Rispetto a Fate, Pornography ha un sound più positivo, coniugato tuttavia a un'aria di violenza. Prende in considerazione alcuni errori che la gente vive quotidianamente e registrandolo eravamo come immersi nello spavento, nel caos, ma non in senso positivo. Direi piuttosto maligno, anarchico, a tal punto da non ricordare quasi nulla della sua gestazione. Ciò nonostante è uno dei miei dischi preferiti, spiega Robert. In luglio dall'album viene estratto il singolo Hanging Garden, che raggiungendo il numero 34 delle classifiche discografiche ottiene il miglior risultato dopo A Forest. Ma ancora una volta il successo presagisce guai in vista. Nel corso dell'estate i Cure sono in tour per promuovere il singolo e LP e Smith entra in crisi. Esistono un sacco di altre cose che vorrei fare, oltre a scorazzare a destra e a manca, mezzo ubriaco per suonare di fronte a una platea sempre bevuta. Il tour era come una continua replica del peggior film che avessi mai visto. Stavamo letteralmente crollando, e di riflesso anche il nostro staff off stage, 23 persone che ritornano allo stadio primitivo, del sorreggersi a quattro zampe non solo un bel vedere. Più che un tour dei Cure sembravamo una squadra di rugby. Simon Gallup viene estromesso dal gruppo subito dopo la conclusione del tour, ma Smith non sembra preoccuparsi più di tanto. Le cose stavano diventando troppo strutturate ed eravamo costretti a un impegno eccessivo. Uno dei modi per uscire era diventare un non gruppo, così non avremmo dovuto sottostare a nessun obbligo. Dunque, mentre Simon si ricongiunge con Matthew Hartley nei crai, lamentando con la stampa la disinvoltura con la quale è stato liquidato The Cure, Robert e Lol ritornano ai loro progetti. Smith precisa: "Deve essere pesante lavorare con me per un certo periodo di tempo, principalmente perché ho le idee chiare sull'approccio di una cosa, su come dovrebbe essere costruita e su come dovrebbe essere finita. Credo che la gente si stufi di questo senso unico, è una questione di inclinazione comprensibile. Non porto rancori verso le persone che vanno e vengono, ma chiunque è stato nella band ha sempre saputo che i compromessi reggono solo entro un certo limite, al di là del quale si attuano dei provvedimenti. Ora, nessuno sa ciò che sta succedendo, eccetto me, anche se qualche volta non lo so neppure io. Ciò che sta succedendo è un drastico cambiamento, dell'orientamento del gruppo. Prima di tutto LOL decide di averne avuto abbastanza, di uno strumento come la batteria, e sento il bisogno di passare a qualcos'altro. Ho portato il mio stile percussivo al massimo delle mie possibilità", dichiara. Così prova a cimentarsi con le tastiere e a Clapham inizia il suo training. Nel frattempo Smith vuol provare a comporre una canzone pop commerciale, Let's Go to Bed. Se il risultato e va decisa con LOL al synth,
e con il contributo del sessioman Steve Goulding alla batteria. In realtà questo singolo non vuole significare nel senso di essere segno, un vero e proprio nuovo capitolo Cure. Volevo solo vedere se ero in grado di scrivere una ottusa pop song radiofonica. Non avevo mai sperimentato cose simili per anni e anni, dichiara Smith a Melody Maker. E ancora, non avrei voluto che uscisse a nome dei Cure, ma all'epoca c'erano troppe gatte da pelare e malumori. Una volta realizzata, credevo di non fosse abbastanza orribile per potersi poi dichiarare così spudoratamente e azzeccatamente commerciale. Let Go To Bed conquista la 43esima posizione delle chart inglesi, ma Smith ne ha già abbastanza. In dicembre Robert si unisce ai Banshees per rimpiazzare la recente dipartita di John McGeoff. Ragazzi, amici della Cura, amici di GBJ Radio, GBJ Station, Q Radio, insomma, quello che è. È tutto per questo momento, un momento che abbiamo vissuto insieme intensamente in questi 25 minuti. Io vi do appuntamento alla settimana prossima per il secondo capitolo di Leggendo la Cura. A presto, amici della Cura. Welcome to Reading the Cure Podcast, Everything You Want to Know About Your Favorite Band, The Cure. Benvenuti nel podcast Leggendo la Cura, tutto ciò che vuoi sapere sulla tua band preferita, The Cure.